I rally del Matese rappresenta un'altra grande vittoria del territorio. Va dato atto in primis alla grande capacità degli organizzatori che hanno saputo elevare questa manifestazione a livello nazionale e quindi va dato loro atto di tutti i sacrifici, lo spirito di abnegazione che hanno profuso per portare la manifestazione a questo livello. Ma tutto ciò rappresenta una prima fase che poi è andata avanti oltre grazie anche alla sinergia di tutto il comprensorio, a partire dalla popolazione che sta vivendo questi momenti come una sorta di sabato del villaggio in cui si attende la festa, in cui si partecipa, accettando e acquisendo anche quello che può essere il minimo disagio. Alla partecipazione delle istituzioni va dato atto che in questi giorni abbiamo scoperto come può essere ottimizzato, sinergico e quanti frutti può dare il rapporto tra tutte le compagini locali, in un concetto che non è del semplice paese, della singola associazione, ma in un concetto esteso al Matese, al territorio, ad un futuro la cui condizione sine qua non è proprio la nostra interazione. In questi giorni ho avuto modo ancora di più di interfacciarmi con Vincenzo Zirfatti, col presidente del parco, con il sindaco di San Potito, con Franco Imperatore, con cui sicuramente abbiamo avuto modo di creare, di capire quelle che sono e di ottimizzare quelli che sono percorsi comuni che sono, ripeto, il futuro, rappresentano il futuro delle nostre terre. Cioè, attraverso il rally, attraverso tutte quelle manifestazioni che saranno concepite con la stessa struttura sia emotiva che organizzativa, noi possiamo andare avanti.